Oggi abbiamo il piacere di avere Mimmo Provenzano in sala stampa alla vigilia di questa delicata sfida contro il Città di Sant'Agata. Intanto Mimmo, benvenuto, è da un po' di tempo che non presentavamo una partita. Intanto, che partita sarà secondo te? Sappiamo che incontreremo una squadra importante, una delle più forti del campionato, perché hanno delle individualità importanti. Sarà dura, ma come del resto abbiamo dimostrato nel tutto il girone di ritorno, noi faremo la nostra prestazione cercando di portare a casa più punti possibili. È una domenica per te speciale, anche perché non capita spesso che tu debba saltare una partita, l'hai dovuto fare domenica scorsa, è andata bene. Ecco, adesso ritornerà il Mimmo Provenzano che ti abbiamo sempre conosciuto, il centrocampista, sì, proprio quello metodico. Sì, è stata dura stare fermo, una settimana fermo, però i miei compagni hanno fatto domenica una grande partita, hanno dato dimostrazione che chiunque manchi in questa squadra, il sostituto, tra virgolette, non fa sentire la mancanza, anzi. Adesso sono felice di ritornare, perché stare fermo, vedere la partita da fuori è un po' dura. Stiamo lavorando tanto, adesso inizio settimana è sempre sono gli allenamenti sempre quelli più duri, quelli fisici. Penso che da domani inizieremo a parlare magari più di loro, a provare delle situazioni per fare male al Sant'Agata. Quanto vale questa partita per il campionato? Diciamo che è una partita importante, ma non è quella partita che se non dovessero andare bene le cose è finita qui, assolutamente. È una partita importante, la dobbiamo prendere con il giusto piglio, non ci dobbiamo fare prendere tanto dalla partita. Andiamo là, ce la giochiamo a viso aperto, come abbiamo sempre fatto, sapendo di incontrare una buona squadra, ma ancora di più sapendo che noi siamo un'ottima squadra, l'abbiamo dimostrato, lo stiamo confermando partita dopo partita. Dobbiamo giocare su quello che siamo noi e su quello che siamo capaci di fare. Mimmo, voi ci pensate all'imbattibilità o pensate invece a fare più punti possibili? No, il nostro obiettivo è quello di seguire quello che ci dice il mister, poi se naturalmente vengono i risultati, viene l'imbattibilità, questo è una cosa in più, ma noi entriamo in campo con un unico obiettivo, quello di fare 3 punti. Se vengono, bene, ma l'importante è comunque fare una buona prestazione, questo è quello che ci fa andare avanti. Sarà uno Scordia non certo quello della passata stagione, no? Quello dell'andata, dell'ultima partita d'andata. No, un 4-0 pesantissimo. Siamo consapevoli adesso delle nostre forze, rispetto allo scorso anno questa è una squadra, non dico più forte, ma è consapevole delle proprie forze, che questo è importante in una squadra. Sappiamo quali sono i nostri punti di forza e li sfrutteremo al massimo.